Ciao a tutti ragazzi, vi saluto e vi ringrazio per tutto l'affetto che dimostrate attraverso i canali social, tutti i messaggi che mi vengono inviati di sostegno in questa importante fase della mia carriera. Per chi invece non mi conosce, mi presento, sono Luca Capuano, sono un pugile professionista imbattuto, ho 10 combattimenti, 10 vittorie appunto. Non faccio questo video a caso, ma questa è una risposta alle tantissime richieste, tantissime domande che mi vengono fatte ogni giorno attraverso i social. Quando combatterai contro Scardina? Ma Scardina ha accettato la sfida? Vi rispondo brevemente e vi riepilogo anche per chi non lo sapesse quanto è successo un po' di mesi fa. Il 26 giugno di quest'anno ho deciso di sfidare pubblicamente, di fronte alle telecamere di DAZN a Milano, Daniele Scardina. Daniele è l'attuale campione international IBF. Ma visto il nostro precedente, dove io ho già battuto Daniele, ho deciso di dimostrare a tutta l'Italia che posso ancora batterlo e posso ancora farlo. E quando l'ho interrotto alla conferenza, lui ha semplicemente detto ne parliamo dopo e ha preferito non rispondere. Cioè, io ho pubblicamente sfidato un pugile campione, come si definisce lui, e lui ha preferito non rispondere, ragazzi. Non è neanche un supermedio, lo sai, combattono sempre con gente così. Ti sono fatto una carriera, non sei morto. Porta rispetto a Qua... Infatti sto portando rispetto, tutto rispetto per lui, lui non è un supermedio. Io Ah, sono un ne supermedio. parliamo dopo. No, non ne parliamo adesso, hai fatto una carriera, non sei morto, combatti contro un pugile vero. Ok. Combatti contro un pugile vero, allora accetta, tu non puoi scappare sempre. Venerdì combatti con lui, poi te la vedi con me, vediamo Un cosa passo alla volta. succede. Un passo alla volta? Perché? Perché cosa hai fatto? Ti ho già battuto direttamente, ti posso battere di nuovo. Lo sai, ti posso battere di nuovo. Poi ci sono i giorni di Questa cosa poi ha cercato di farne parlare il meno possibile sui social, cercando di azzittire tutta la situazione, ma io sono qui proprio per ricordare a tutti quello che è successo e io sto ancora aspettando la mia occasione per dimostrare di essere il numero uno. E visto che proprio sui social e sui giornali, Daniele, parlo proprio a te, visto che sui giornali hai detto di non volermi regalare la fama, mi chiedo di quale fama parli, visto che l'unica fama che ti sei acquisito realmente è quella facendo di foto con i VIP o con gente, modelle, personaggi che ruotano attorno al mondo dello spettacolo o facendo di foto sugli yacht. Questo non credo che si possa parlare di fama pugilistica questa. Se tu dici di essere un pugile dovrebbero essere altre le cose importanti che ruotano attorno alla tua carriera. Comunque, non contento, hai anche detto che non sono al tuo livello. Quindi ti mostro una cosa, se guarderai questo video almeno. Vedete signori, vedete cosa è successo. Quello col braccio alzato è Daniele, scusate, sono io. Sì, sono io. Luca Capuano è quello che ha vinto questo combattimento. Così ti rinfreschi anche un po' la memoria, Daniele, visto che non ti ricordi quello che è successo, visto che fai finta che non sia successo nulla. E dici anche di voler essere un esempio per i più giovani. Mi chiedo di quale esempio parli, Daniele, perché un pugile che non accetta una sfida, un campione non accetta una sfida, che esempio può dare a tutti i ragazzi? Allora, signori, se volete essere come Daniele Scardina, un pugile che scappa di fronte alle sfide, comportatevi in questo modo, perché questa è l'unica immagine che stai trasmettendo adesso, questo è quello che stai dimostrando. Se dici di essere un campione, combatti contro un pugile imbattuto come me, combatti contro di me che ti ho già battuto. Come fai? Io non so neanche come fai a dormire veramente di notte, io non ci riuscirei, non riuscirei neanche a guardarmi allo specchio. Quindi, Daniele, se vuoi essere un esempio per i più giovani, e continuo a ripetere che non so di quale esempio parli, perché dalle mie parti le cose fondamentali, le cose importanti non sono certo le cazzate su Instagram, ma sono i valori che ti può trasmettere un padre di famiglia come mio padre, che fa sacrifici tutto il giorno, non ha mai cercato una strada facile per andare avanti, ma si è sempre spaccato la schiena. Quindi non so di quale tipo di esempio parli. L'unica cosa che ti resta da fare in questo momento per salvare la faccia, secondo me, è accettare questa sfida e dimostrare al mondo, ma prima di tutto all'Italia che ti segue, che tantissimi appassionati, ma direi anche a Miami, visto che tantissima gente che ti segue anche lì. Quindi io credo che dovresti accettare semplicemente questa sfida e non scappare più, Daniele. Non puoi scappare sempre, smettila. Io sto aspettando e tutta l'Italia sta aspettando. Accetta questa sfida, facciamo questo match, dimostra di essere il numero uno e poi possiamo, poi puoi parlare. Io so di essere il numero uno, tu dici di essere il numero uno, affrontiamoci, vediamo chi è più forte. Se è vero che tu dici di essere il campione, il numero uno. Vediamo, io sto aspettando, accetta questa sfida e non scappare. Comunque la carta parla, sono un campione IBF internazionale, l'ho dimostrato davanti a tutti, e penso
una sola volta arriviamo in cima.